Sono terribile ragazza, sono terribile, magari il camion della monnezza non mi mette giù. Abbiamo dormito, alla fine ieri sera c'è stata Miss Italia, avrete visto il vlog e alla fine siamo andate a dormire tardi, alle 3:30 perché ci siamo messe poi a cucinare, Angelo si è fatta pure la pastina. Io ho fatto il petto di pollo alla griglia con i pomodorini perché avevo una fame terribile, perché avevo mangiato all'aperitivo e stop. E adesso sto andando dall'altra parte della città. Infatti mi sono svegliata, sono svegliata alle 6:30, alle 7 per uscire alle 8. E perché sto andando dall'altra parte della città? Perché vado finalmente a tagliarmi i capelli. Sapete che sono una riccia e volevo provare da un sacco di tempo il parrucchiere per antonomasia per le ricce, I Love Riccio, che è dall'altra parte della città, il salone qua a Milano. C'è anche Roma, se non mi sbaglio. Ne sono quasi convinta. Dopo, appena mi prendo un caffè, lo cerco. Devo prendere assolutamente un caffè perché ho lasciato, non l'ho fatto a casa perché Angelo stava ancora dormendo, non mi scocciavo. Ho mangiato due kiwi velocemente e poi mi sono vestita e sono uscita. Adesso vado a prendere la metro, ma c'ho un sonno terribile. Però allo stesso tempo non vedo l'ora di vedere come me li taglia, perché lui utilizza il Fulvio Tarrico o Tirrico, Tarrico, non ho idea di come quale sia l'accento. Ha inventato proprio il taglio per i capelli ricci, X-Cut, che è molto famoso proprio per dare volume ai ricci, che è quello che manca a me. Infatti io ho evitato di tagliarmi i ricci da mesi proprio per provarlo da lui. Infatti le punte, come avete visto, ve l'ho detto già spesso, sono vuotine. Ma l'ho lasciata apposta perché comunque sapevo e volevo andare da lui. Quindi vediamo come ne usciranno fuori. I miei ricciolini! Però è uscito un po' di fame, che ho la faccia della morte. Perché ha preso il tram, ci ha messo tipo più di mezz'ora da Missori, sono andata con la metro a Missori, e da Missori ho preso il tram il 19. E ci ha messo una vita e mezza, però sono arrivata che è proprio in zona nord e comunque poi sono andata a informarmi, è Fulvio Tirrico, non Tarrico, Tirrico, tra l'altro eccolo, l'ho visto, I Love Riccio, è gigante, guarda, c'è scritto Fulvio Tirrico, ve lo faccio vedere che è gigante, ah, questo qua, non so se qualcuno è già venuta. Allora, entro senza caffè. Allora, siamo già in piena operatività, mi ha già lavato i capelli la ragazza Eleonora e adesso mi applicherà, tra l'altro era spaventata quando ha visto i capelli lisci, e adesso mi applicherà questo booster che ha questo mix di oli, come vedo, cioè lo scopro adesso e questa è la mia salvezza, così mi si aprono gli occhi magari.
Vedere i prodotti che ha utilizzato su di me la ragazza prima di andare via. Me li ha portati nel kit, questo qua è il kit volumizzante, e vi faccio vedere tutto quello che ha utilizzato, perché alla fine non è che abbia utilizzato tutto questo pool di prodotti, pochi ma buoni. E allora iniziamo subito. Allora, prima mi ha fatto questo shampoo, che è molto molto delicato, infatti cioè l'ho proprio sentito delicato sui capelli, anche sul cuoio capelluto. Poi mi ha messo il booster di oli che vi ho fatto vedere all'inizio, poi me l'ha risciacquato e mi ha utilizzato questa crema qua, senza tenermela troppo in posa, perché poi mi ha spiegato la ragazza che quando fai l'impacco di il booster di oli, di burri e quant'altro, che l'ho tenuto mezz'ora,
non è necessario tenere la maschera in posa per tanto tempo, quindi me l'ha tenuta proprio un minuto, due minuti e me l'ha risciacquata non abbondantemente. E io invece solitamente andavo a risciacquarla molto abbondantemente, eliminavo tutto. Altra cosa, per lo styling mi ha utilizzato solo questa, che è una mousse. Sapete che io non utilizzo la mousse dal 15-18 praticamente. E questa è una mousse leggerissima, cioè adesso vi faccio vedere i miei capelli come sono elastici e leggeri, cioè ma veramente elastici e leggeri, è una cosa proprio allucinante. Tra l'altro non ha profumo, è una roba fantastica, cioè penso di comprarla la mousse. Allora, questo kit mi ha detto che è in vendita a 69 euro, se non mi sbaglio, e mi ha detto anche che praticamente devolvono su ogni kit 2 euro alla ricerca sul diabete del 3. Vabbè, adesso vi faccio vedere il risultato. Sembra che io abbia i capelli cortissimi, ma in verità quindi ha tagliato solo qui senza toccare le lunghezze, solo che io me li vedo corti, ma mi piacciono perché sono più voluminosi, vedete? Cioè tendono ad avere più volume. Considerate che sono entrata che erano super sfibrati, io da quando sono arrivata a Milano sono super umidi, il cambiamento, proprio l'ho sentito tantissimo. Però adesso sono morbidissimi proprio, cioè super morbidi, io spero che si veda, cioè sono stramorbidi, me li sento leggerissimi. Sapete che di solito mi si appiccicano, si appiccicano qua, no? E invece no, sono soddisfatta. E tra l'altro farò un post perché Eleonora, man mano che mi faceva i capelli, mi ha dato un sacco di tip che io mi sono segnata sul cellulare, quindi appena riuscirò a scrivere il post ve lo linkerò qui sotto questo video, così magari riuscite a fare un filo continuo, perché sono veramente delle tip che io non conoscevo, cioè magari molto semplici, però fanno la differenza. Anche solo come mettere le mollettine per tirare su le radici, riscaldarle, poi farle raffreddare, cioè io non lo sapevo questa cosa, non la sapevo. E sono molto soddisfatta, se non si fosse capito, sono molto soddisfatta perché è proprio un approccio completamente differente, e per chi ha il capello riccio fa tutta la differenza. Sono le due, io ho un appuntamento, mi sono seduta un attimo a mangiarmi una mela e un attimo perché mi è venuto un calo di pressione, so faccio un appuntamento e poi devo andare da un attimo da Silvia e aspettare un attimo perché poi oggi Riccardo mi lascia la sua macchina, se non mi ammazza una vespa, mannaggia la miseria, vado, che tardi. Una tutta 70. Io ragazzi ho la faccia della morte. Io della morte 1.0. La faccia proprio bellissima. Sveglia. La parte bracalata. È meraviglioso. Sì, sono bellissimi, mi piacciono. Sono morbidi, morbidi, morbidi. Sa che mi sparo, non so, il quarto caffè della giornata. È ora di andare a dormire, io vi auguro buonanotte perché adesso vado veramente, cioè sono tornata a casa, mi sono fatta un'oretta che tipo sono crollata, ho fatto un lavoretto che devo controllare una lista e poi sono crollata per un'ora, poi sono andata, Ricky mi ha portato la macchina, l'ho riportato a casa, abbiamo mangiato e adesso è ora di andare a dormire, che domani è una giornata molto lunga ed è il compleanno di mia mamma, quindi domani sarò a metà mattina a Milano e poi vado in Brianza da mia mamma perché è giusto che sia così. Io vi auguro buonanotte, good night and bye.